Luca Autori è diventato un vero e proprio laboratorio di cultura. Abbiamo una mostra importante dedicata ai 150 anni dell'Unità d'Italia, tanti scrittori che arrivano da tutta Italia per partecipare al premio Racconti nella Rete e soprattutto festeggiamo questo decennale di Racconti nella Rete e della nuova sezione dedicata ai cortometraggi. Quindi un premio che si arricchisce anno per anno e una manifestazione che sta diventando sempre più importante con tanti nomi del mondo della cultura e della letteratura. Quest'anno abbiamo anche Silvio Muccino tra gli ospiti, il professor Zecchi e Antonio Casanova, quindi un parterre veramente interessante e importante per una manifestazione che decisamente sta crescendo. Di colui che fa parte per se stesso, un uomo che è svincolato dalle convenzioni che edificano e che chiudono la società. È un uomo che si fida molto di più della fluidità della natura, anche del suo mistero, rispetto alle certezze che gli uomini via via si danno per potersi edificare, per potersi rassicurare in una società costituita. E come tale è stato all'inizio della civiltà occidentale il poeta, il sacerdote, l'ispirato da Dio e quindi in qualche modo anche un legislatore, addirittura Mosè se vogliamo, o un profeta. Più in là invece diventa, quello dell'idiota diventa un insulto, perché ovviamente le società vanno costituendosi in modo sempre più razionale, più totalitario, più assolutistico, vanno a occupare ogni spazio anche mentale, anche ideologico soprattutto, e quindi l'idiota diventa il settario, no? Diventa colui che non si può assimilare e quindi diventa disprezzato. In ogni caso, quello del mio libro è una figura letteraria, perché passa attraverso non uno studio psicoantropologico, socio-psicologico, ma attraverso uno studio letterario. Cioè le figure create dalla fantasia, dall'immaginazione magari archetipica, no? Di grandi scrittori di diversissima lingua, diversissima cultura. E un libro va dai greci di Aristofane e Euripide fino al Novecento, Novecento inoltrato, con l'intento appunto di andare a rileggere grandi capolavori come il Don Chisciotte, Orellia, come il Principe di Machiavelli, come il De rerum natura, le Baccanti di Euripide o le Commedie di Aristofane, lo stesso Socrate, diciamo così, gli stessi Vangeli, la Chanson de Roland, lo stesso Dante, fino all'Ottocento, eccetera, proprio per vedere attraverso le somiglianze di tanti personaggi le loro differenze e anche l'incidenza della storia su di essi. Provaci, anche se non ci hai mai provato, pensaci. Le tue parole nella rete, tanto poi. Sono di Rimini e lavoro come bibliotecaria all'Università di Bologna. Da sempre adoro leggere, fin da quando ho imparato a leggere, e mi piace tanto anche scrivere. E infatti ultimamente mi sono, diciamo, buttata nell'avventura di scrivere qualche racconto breve. Questa esperienza, sono felicissima di essere qui a Luca Autori, perché mi ha dato la possibilità di confrontarmi prima in rete con tanti autori e poi adesso anche avrò la possibilità di conoscerli dal vivo. Sono toscano di Montevarchi, in provincia di Arezzo.
Dopo aver lavorato per tanti anni in aziende industriali, adesso mi occupo di finanza e da poco ho iniziato a scrivere dei racconti brevi. Ho letto di questa iniziativa Luca Autori su un articolo della Nazione, ho deciso di partecipare e il racconto è stato selezionato. Il racconto si intitola Vedova, è la storia di una giovane donna che, per sfuggire ad una situazione familiare piuttosto impegnativa, prova a sposarsi, lo fa per 5 volte, ma ogni volta succedono delle situazioni bizzarre per le quali il suo matrimonio dura solo lo spazio di poche ore. Sono uno studente di lettere, ho 27 anni, studio editoria e appunto scrivo per mestiere perché lavoro in editoria da qualche anno e quindi ogni tanto scrivo anche per mio nome, non per nome di altri. Quindi questo era un piccolo esperimento che ho voluto partecipare ad un concorso così un po' per gioco e alla fine è andato bene, ne sono molto contento. Niente, scrivo da qualche anno, ho sempre avuto questa passione, ho sempre letto molto e diciamo che dal 2004, dalla nascita della mia prima figlia, ho iniziato a scrivere. Come genere prediligo il giallo noir, però ho scritto anche dell'altro, ho ottenuto anche delle discrete soddisfazioni. E niente, continuo sperando che la passione possa sfociare magari in qualcosa di più di significativo. Lavoro come consulente finanziario per aziende nel settore marmifero e nel settore petrolifero. Scrivo per passione, una grandissima passione, praticamente da quando sono nata. E la vittoria, diciamo, l'essere inclusa tra i partecipanti finalisti di questo torneo è un grandissimo piacere, assieme per me è un grande onore. Grazie. Sono una lettrice nelle scuole primarie e nelle scuole materne. E lavoro spesso con i bambini, organizzando anche spettacoli di strada con un teatrino di marionette itinerante. Mi fa molto piacere essere qui. Ho sempre scritto racconti per bambini, ma questa è la prima volta che vinco un concorso letterario, quindi ringrazio la direzione artistica. Io vengo dalla ridente Pistoia, dove c'è poco da fare, e quindi visto che c'è poco da fare si scrivono racconti. Io li scrivo da quando ho circa 16 anni, in modo molto personale, molto 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 amatoriale, e la prima occasione che ho appunto è questa con Luca Autori di pubblicare qualcosa, e spero che non sia l'ultima, spero che sia la prima di un lungo viaggio che mi faccia uscire dalla mia città e dal mio mondo. È stata una graditissima occasione per parlare del mio libro in un bellissimo ambiente, in un'iniziativa che mi sembra molto importante per dare spazio a chi poco spazio ha, e quindi sono veramente stato felice di essere accolto qui con tutti questi amici, con questa bellissima presentazione del professor Mario Bernardi. Ecco, devo dire proprio che è stato un incontro molto bello con questo bello giornalista. Sì. Professore intellettuale, non solo giornalista. Sì, certo. È giornalista, sì. Oggi poi. Beh, c'è anche i giornalisti preparati. Sì, no? Sì, sì. Sai, ma mi viene sempre in mente quella battuta di Woody Allen quando dice: ma dice, faccio giornalista ma non ho coraggio di dirlo a mia mamma, le dico che suono il pianoforte in una casa tollerante. Non capire. Sì. E quindi questo libro le ha dato soddisfazione? Sì, parecchio, perché intanto è stato molto apprezzato da chi quella tragedia ha vissuto, poi perché ha avuto un'ottima accoglienza di critica, è stato benvenuto, ha avuto dei riconoscimenti importanti. I libri sono sempre eterni all'otto, tu li scrivi, il pubblico non sai mai come va a finire, invece in questo caso è stata una bella sorpresa. Anche perché scritto con l'anima. Sì, come scrivo sempre io, cioè la pagina deve essere semplice, facile da poter essere letta, cogliere un'emozione, ecco, comunicare un sentimento. Lavoro in una società di consulenza informatica e mi sono accostato alla scrittura dopo aver fatto un corso di scrittura creativa. Scrivo principalmente racconti, ma la mia idea è quella di provare e tentare di scrivere un romanzo.
Sono un'insegnante di inglese ed italiano a Lecco, sono anche traduttrice. Da anni seguo corso di scrittura creativa a Milano. Ho seguito 7 anni di corso con lo scrittore Walter Pozzi, invece adesso sono passata al corso con Bruna Miorelli in Azzalai a Milano. Sono contenta di essere qui e questo racconto è stato ripescato nell'archivio, è stato rielaborato in base a tutti gli insegnamenti che ho ricevuto e sono contenta che sia piaciuto. Abito vicino a Venezia, sono nata vicino a Venezia e insegno in una scuola media della provincia. Ho iniziato a scrivere prima critica, poi adesso mi sono data la narrativa, questo è il mio primo racconto e spero che ne seguiranno altri. Il mio racconto è Non importa. Come attività principale sono una mamma di 3 splendidi bambini, il che appunto mi occupa parecchio tempo. Mi piace molto scrivere, scrivo generalmente racconti per me o per le mie amiche. Questo abbiamo, insomma, ho deciso di, insomma, di partecipare a questo concorso, cosa che va bene, non avevo poi fatto con gli altri, insomma è andata bene, sono contenta. Vivo a Lucera in provincia di Foggia e nulla, sono venuta a conoscenza di questo concorso attraverso il sito sceneggiatori.it. Il racconto che ho presentato ha il titolo di The Serial Killer. Inizialmente una storia che scrissi per un mio amico fumettista, ma che poi ho conservato e ho provato così a mandare questo concorso e nulla, evidentemente è piaciuto. È la terza occasione che ho, che mi è stata data di presentarmi qui a Luca Autori, dopo aver vinto le 2 sezioni nel 2008 e nel 2010. E quest'anno in veste di pianista abbiamo inaugurato l'occasione di poter accompagnare i racconti vincitori e mi pare che ci sia stato un bel riscontro da parte del pubblico e speriamo di poterla rinnovare per le prossime edizioni. Sono il pianista che accompagnerà la lettura di questi bei racconti. Le musiche che ho scelto in questa occasione sono musiche di Giovanni Allevi e Ludovico Einaudi, musiche quindi moderne che ben si collegano al senso della narrativa che questa sera sentiremo leggere. La tua esperienza a racconti nella rete, Luca Autori, è ormai decennale. È decennale come è decennale il tempo che ho impiegato per completare la mia piccola trilogia dei gemelli giornalisti, cominciata con i gemelli giornalisti appunto, poi i gemelli giornalisti a Hollywood e l'ultimo volume presentato alla scuola media qui a Lucca, i gemelli giornalisti sono io, ovvero il mondo del giornalismo visto con gli occhi di un bambino, nel secondo volume più in specifico il mondo dello spettacolo, la mia vita di inviato ai Festival di Cannes, di Venezia, a Hollywood, al Festival di Sanremo e nell'ultimo questo outing, sono io quel bambino, sono io il padre, lo zio, la mamma e il cagnolino Oliver, il barboncino di scorta. Sono io un po' tutto perché sì, la storia è un po' anche quella della mia vita. In questi 10 anni è cresciuto anche il premio Racconti nella Rete con le sue belle antologie sommatorie, finali. L'ultima appunto ha un particolare risalto perché festeggia e decifra questo decennio in crescita. La cosa che io riconosco come un grande valore a Demetrio Brandi, il fondatore, è che tira fuori dalla rete qualcosa che va a finire sulla pagina scritta. Sembrerebbe un elegante novità, oggi che tutto di converso sembra dover finire nella rete, ma questo è bello, secondo me il libro resiste con la sua fluidità, con la sua immediatezza e quindi chiedere a scrittori non riconosciuti di mandare in rete i loro racconti, scegliere i migliori perché finiscono in un libro, è anche, credo, il motivo d'orgoglio di questi scrittori e del successo dell'iniziativa perché così si ritrovano come tutti vorremmo. Io credo che sia il sogno d'origine trovarsi stampati, altro che volatili per sempre. Penso quindi che questo libro, e nell'introduzione che ho fatto mi sforzo di dire un po' questo,
sia uno dei tanti tasselli, tante pietre miliari che servono ad andare avanti in iniziative come questa. E i gemelli giornalisti, i miei gemelli giornalisti sarebbero d'accordo con quello che ho appena detto.